Omegon, Synchro Focus, Flip Mirror Finder. Allora ragazzi, che cos'è questo oggetto? Questo oggetto non è altro che un sistema per agganciare la nostra camera astronomica e qui agganciare il nostro oculare. Voi potreste pensare che è uguale a una guida fuori asse, invece tramite questa manopola noi andiamo a selezionare il vetro che c'è all'interno. Selezionare che cosa vuol dire? Vuol dire che se ci serve guardare nell'oculare, noi andremo a flippare questa rotella verso il basso e scenderà uno specchio dove che noi potremo andare a guardare tramite il prisma all'interno del nostro tubo, adoperando così il nostro oculare per andare a fare un allineamento più approfondito sull'allineamento a tre stelle fondamentalmente. Quando abbiamo individuato la stella tramite il nostro oculare ad ampio campo con crocicchio illuminato, noi tiriamo su il prisma e allineiamo in maniera più precisa con la camera astronomica. Questo piccolo oggettino è molto utile infatti per l'allineamento. Gli elementi sono fondamentalmente questi. Se noi abbiamo dei tubi di prolunga da 2 pollici o da 31,8, possiamo agganciarci come vogliamo all'Omegon, perché in dotazione l'Omegon ha questo adattatore da 31,8, ma volendo si può staccare, si può svitare non costringendoci per forza a inserire il naso, ma andando direttamente a avvitarci sopra le nostre prolunghe, così poi da inserire qui sopra l'oculare. Questo è il setup finito per andare a fare il nostro allineamento. Per quanto riguarda il back focus, l'Omegon richiede 8 cm di back focus. Beh, noi se abbiamo delle prolunghe, come ripeto, il problema non esiste, andremo a fuoco comunque con la nostra camera astronomica, che poi andremo con il focheggiatore a mettere a fuoco in maniera più precisa. Diciamo che l'Omegon è studiato appunto per andare a back focus anche con il nostro oculare, in caso ci sono delle prolunghe per l'oculare, e comunque il back focus non è assolutamente un problema. Quindi questo piccolo oggetto ci evita di andare a coricarci in terra nel momento in cui noi abbiamo la nostra stella allo zenith, appunto perché, ragionando in questi termini, ovviamente noi andremo a guardare così invece di appunto coricarci in terra. Questa è una bella alternativa, potendo così lasciare il nostro oculare montato, andando solo ed esclusivamente a flippare nel momento in cui noi vogliamo decidere di adoperare la nostra camera astronomica. È ovvio che potete montare qualsiasi tipo di camera astronomica. In caso avete tutto un setup ZWO, ovviamente voi qua montate nella vostra camera astronomica ZWO tramite la GR Pro, voi andrete a fare un allineamento polare preciso con la vostra camera. E per fare l'allineamento a 3 stelle avete già montato l'oculare, quindi
la cosa è molto molto rapida e semplice. Quindi, concludendo, questo piccolo pezzo vi salva la vita, secondo me. Vi mette in una condizione di comodità dove poter fare sia un allineamento, diciamo così, tra virgolette, grossolano con un oculare ad ampio campo, e quando avete finito, senza star lì a dover smontare, rimontare per andare a rimettere a fuoco, inserendo la vostra camera astronomica, voi nello stesso istante mettete a fuoco grossolanamente e, flippando, andate ad allineare in maniera molto più precisa con la vostra camera astronomica. Spero di esservi stato utile in questo video. È inutile che ve lo dica, lasciate un bel mi piace ed iscrivetevi al canale.